bagno di folla anche a Piazzetta Paradiso per la lista Alleanza Democratica. Grande entusiasmo. Lei come lo avverte? Che sensazioni ha? Bene, noi lo avvertiamo un po' tutti i giorni. Le persone che ogni volta che entriamo nelle case ci danno il consenso, lo si vede proprio dagli obiettivi che abbiamo raggiunto in questi 5 anni. Ogni volta che stiamo facendo questi comizi anche nelle zone periferiche riscontriamo sempre di più persone che comunque vengono ai nostri comizi ad ascoltarli. Questo è il termometro proprio di come sta andando la nostra campagna elettorale. Lei ha elencato nel corso del comizio le tante iniziative che ha messo in campo l'amministrazione. Infatti quella Piazzetta Paradiso è un luogo importante del centro di Sant'Arpino. Abbiamo raggiunto diversi obiettivi, dalla farmacia comunale, dalla videosorveglianza che sta qui nella piazzetta, dei dossi nei luoghi in cui c'erano sempre problemi di incidenti. Abbiamo anche messo a nuovo un po' anche la parte della segnaletica orizzontale e verticale, rete idrica nuova in diverse zone della piazzetta Paradiso. Poi c'è un progetto approvato, già finanziato dalla Regione Campania, dell'asilo nido comunale. Poi un altro progetto importante, abbiamo avuto del finanziamento di 300.000 euro per mettere a nuovo un po' l'edificio del Cinque Grana, sia la tinteggiatura esterna, interna e anche sul piano della sicurezza, e quindi cercheremo al meglio di portare avanti anche tante altre iniziative in questa piazzetta. Il suo avversario Capone ha denunciato presunti voti di scambio, un atteggiamento scorretto da parte della vostra lista. Lei che cosa replica? Tutto ciò che mette lui in campo non è altro quello che un voto di scambio. Lui il suo lo vuole dare agli altri. Non ci risulta nella nostra lista che ci sono persone che possano promettere oppure dare posti di lavoro in cambio di voti, perché la nostra è una lista fatta di persone per bene. Prima di iniziare la campagna elettorale ha assunto delle persone che oggi sono nella sua lista, parenti o amici, e ugualmente va nelle case promettendo, addirittura ritirando anche i documenti di lavoro delle persone, dicendo non vi preoccupate, poi dopo le elezioni vi assumeremo sicuramente. Capone ha detto che lui ha dei sondaggi che lo danno in netto vantaggio. Lei pure ha fatto fare dei sondaggi, alla fine chi vincerà le elezioni? Chi vincerà le elezioni lo si vede anche dalle persone che vengono ai comizi. Il sondaggio e il termometro sono le persone che vengono sempre ai nostri comizi.